minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella verandina, luogo antistante alla cella numero 1. In questo luogo Padre Pio si intratteneva spesso anche con i suoi figli spirituali, i suoi confratelli. Qui oggi per raccontarvi una storia che vuole condividere con noi, con il suo testo, il professor Armillotti, ovvero il testo della figlia che ha raccolto le memorie del papà che ormai è con Padre Pio in cielo, ma ci ha fatto dono di tantissime testimonianze, tantissimi racconti, ad esempio quella di un suo collega, e lui subito sottolinea, è una persona in questione è molto seria, perché è abituata a ragionare in termini concreti, infatti è un insegnante di materie scientifiche. Mi raccontava che quando la sua figlioletta aveva poco più di 3 anni, marito e moglie decisero di fare un viaggio in Sud Italia, era d'estate, ma giunti con la loro macchina nei pressi di un grosso centro di quella regione si accorsero che la bambina stava male, stava molto male, febbre alta che la facevano delirare. Decisero così di fermarsi al più vicino ospedale per sottoporre la bambina ad una visita medica, e fu così che il primario dell'ospedale a cui fecero ricorso non diede loro molto speranze. La bambina stava malissimo, era in coma. Racconta il professore che se si fosse salvata avrebbe comunque riportato lesioni gravi al cervello, ne sarebbe uscita menomata. Il padre gli raccontava, invocò l'aiuto di Padre Pio, si inginocchiò, in quel momento cominciò a pregare in modo incessante. La mattina successiva al suo ricovero la piccola degente sembrò stare meglio, 10 giorni ancora in ospedale la bambina era guarita e senza le paventate conseguenze. Passarono poi circa 3 mesi e la famigliuola fu invitata a casa di una loro amica. In quell'occasione la bambina fu attratta da un anello raffigurante proprio Padre Pio che la proprietaria della casa aveva al dito. Ebbene, la bambina con le sue manine toccava continuamente quell'anello, lo girava, lo rigirava, tanto che sua madre fu costretta a chiederle perché di tanto in tanto e perché andasse sempre a toccare quell'anello. La proprietaria della casa gli diede l'anello per farla giocare e la bambina subito rispose: «Mamma, questo signore che era raffigurato nell'anello, io lo conosco. Mentre volavo, questo signore mi è venuto incontro e mi ha detto: ora basta volare. Scendi e torna da tua madre».